Giuseppe Falconata, che ringraziamo per aver accolto la nostra proposta. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi scuso per il caldo, vi vedo agitare nervosamente anche in alcuni casi foglie e ventagli, però amministriamo un comune in bolletta e quindi l'aria condizionata non funziona anche per questo. Non mi scuserà Sua Eccellenza il prefetto, che saluto, il signor questore, il dottor Di Bella, saluto e ringrazio anche la presidente Bruna Siviglia che ci ha riunito qui oggi, ci ha consentito di essere qui, sono presenti anche le altre associazioni. Devo dire, non sono parole formali, non sono parole banali, che questo è un momento molto emozionante per tutta la comunità Recino. Lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito nelle parole di chi mi ha preceduto, lo stiamo vedendo anche, Presidente, negli occhi emozionati dei suoi collaboratori. Il momento del saluto è sempre un momento non solo emozionante, ma anche ricco di incertezze per chi ha condiviso un percorso lavorativo, professionale, ma anche umano, perché noi viviamo soprattutto in relazioni umane. Lo vedo anche nella sua voce, nei suoi occhi. Io la ringrazio a nome della città di Reggio Calabria non soltanto per quello che ha fatto, ma per il modo in cui lo ha fatto, per il modo in cui ha svolto il suo ruolo di istituzione all'interno della città di Reggio Calabria. Se questo momento è così condiviso e sentito e partecipato oggi dalla cittadinanza, questo avviene perché lei si è aperta con la sua attività alla città, la città lo ha sentito e questa richiesta di cittadinanza onoraria proviene esattamente da tutti i cittadini di Reggio Calabria. Non è un percorso calato dall'alto, tra virgolette, da un punto di vista meramente istituzionale, è un percorso partecipato che è la fotografia di tutto quello che lei ha rappresentato per i cittadini di Reggio Calabria, per le associazioni, per la nostra città. Ognuno delle persone che mi ha preceduto ha evidenziato un tratto caratteristico del suo lavoro in città, della sua personalità. Quello su cui mi vorrei soffermare è un altro elemento, che per chi svolge un lavoro come il suo all'interno di un contesto come il nostro non può mancare, che è quello della sensibilità, lo diceva anche il dottore Mussolini, un approccio ai fascicoli nella piena consapevolezza che all'interno di quei fascicoli c'erano delle persone, ognuna con la propria storia, ognuna con la propria sofferenza. Io credo che il metodo Di Bella, possiamo chiamare così, le buone prassi che il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ha portato avanti in questi anni e che rappresentano un punto di riferimento nel panorama italiano e non solo, siano probabilmente insieme e al pari della riforma sulla confisca dei patrimoni ai mafiosi e l'assegnazione alle associazioni che si occupano di scopi sociali, uno degli elementi più importanti di novità da un punto di vista di aggressione culturale al tema del contrasto alla 'ndrangheta e della criminalità organizzata che nel nostro paese esiste. Diceva anche il procuratore Sperlazzi, da un lato si va con la confisca ai patrimoni mafiosi a colpire quello che è uno degli obiettivi per chi delinque, ovvero l'arricchimento, ovvero il potere e la gestione dello stesso. Dall'altro si rompe quel vincolo familistico
Amorale, Gather in Salva e Tieni insieme. Le famiglie tieni insieme, nel corso degli anni, le cose vita. Ecco, questi due, naturalmente, insieme a tutte le riforme che sappiamo della repressione, invece hanno consentito allo Stato di contrastare, consentono allo Stato di contrastare il fenomeno mafioso. Queste due, a mio avviso, sul piano dell'approccio culturale, sono i due elementi maggiori di unità. Ecco perché per noi è un orgoglio consentire questa giornata di oggi, consegnarle la cittadinanza onoraria. Perché da Reggio Calabria, ed è importante che parte da Reggio Calabria, si lancia un messaggio a tutto il paese. Nessuno nasce con un destino già scritto. Ognuno ha la possibilità di scrivere di proprio pugno la pagina sul futuro della propria vita. Questo è un segnale che, partendo da Reggio Calabria, una città, un territorio, una regione, un mezzogiorno in generale, nel quale anche culturalmente ci si porta dietro il fardello dell'impossibilità che le cose possano cambiare, grazie al suo metodo, grazie alla sua azione, grazie al suo lavoro e alla sua attività nella nostra città, invece si lancia un messaggio diametralmente opposto, si lancia un messaggio contrario, si lancia un messaggio rivoluzionario, una rivoluzione gentile, una rivoluzione culturale che consente a ogni ragazzo di dire: tu ce la puoi fare, tu ce la puoi fare da solo, tu ce la puoi fare anche se ti chiami con un cognome X piuttosto che Y, tu ce la puoi fare anche se sei figlio di un mafioso, sei figlio di chi oggi sta al 41 bis, sei figlio di chi invece nella propria vita ha fatto altre scelte. Per tutti questi motivi noi come amministrazione comunale siamo orgogliosi di dare questa cittadinanza onoraria, la ringraziamo per tutto quello che lei ha fatto in questi 25 anni al servizio della città di Reggio Calabria, rappresentando oggi un esempio da seguire nel pantheon dei punti di riferimento delle personalità, regime e non, che con la loro attività hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria. Lei ci entra di diritto, ma non da oggi, questo è soltanto un elemento formale. E poi, insomma, la cittadinanza onoraria significa anche che lei non si libererà tanto facilmente di noi, perché anche dall'altra parte, con l'occasione del faccio un grosso saluto e migliori auguri per questo nuovo incarico che da qui ai prossimi giorni svolgerà a Catania, lei rimarrà per sempre legato alla nostra città. Grazie.